voglio il re, subito, adesso, portatemelo qua che lo spacco tutto, a sto coglione, eh? Gli mischio le ossa, eh? Non sei turra, non sei turra. Ti ricordo che c'è un coltello qui. Massimo, voi siete a posto come trucco, sì? Potete iniziare a scendere. Chi è truccato prende una spada e scende. Un messaggio per Obro. Obro, ci vengo a prendere pure a te, io problemi non ce n'è, caro. Vai, vai. Ora arrivo. Datemi la spada grossa. Devi dire qualcosa così. Devi dire qualcosa. Devi dire. Con la sola imposizione delle mani posso ungervi. Non diciamo. Lasciamo all'immaginazione. Ti tocca i capelli, eh. Ti dico anche mia moglie. C'è la prova. Prego. Vediamo. Ehi tu soldato, non ridere, no. Sì. Metti dentro la spada, cioè lo guardi, metti dentro la spada. No, ma guardo sì, però no, cioè, guardi se quando stiamo, no, 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 e tu lo prendi con due mani, anche se si fa, ok, rifamo, 3, 2, 1 e azione. Ciao a tutti, sono 626 Fabrizio, sono venuto oggi a girare con i ragazzi di Game of Kings, bravissimi, mi sono divertito tantissimo, vi ringrazio a tutti, non so se li troverete ancora perché li ho scannati a tutti. Ci stiamo divertendo parecchio, anche solo nella preparazione, è divertente vedersi vestiti in modi strani. Bello, sì, mi sto divertendo, ci stiamo tutti divertendo, è molto bello. Ah, bellissima la location, molto molto bella, sembra davvero di essere nel Medioevo, poi con questa giornata così un pochino uggiosa si addice perfettamente. Ciao a tutti, siamo Massimo e Marcello dalla redazione di Nessuno Legge, racconti e poesie, direttamente dal regno di Winrel, e facciamo parte della redazione di Nessuno Legge, che è una rassegna letteraria online, gratuita, e pubblichiamo racconti, poesie, testi teatrali e molte altre cose. E siamo qui perché dalla prossima uscita, dal mese di giugno, sulla nostra rivista ci sarà una pagina dedicata a Game of Kings con una serie di retroscena, curiosità, immagini e segreti dalla serie. La pagina su Game of Kings la troverete dal prossimo numero, su ogni numero ci sarà un argomento diverso, il prossimo è il regno di Seasborn, la troverete dal 2 giugno, la prossima pubblicazione.
e leggeteci e scoprite ciò che ancora non sapete. Buongiorno a tutti, sono Dario Rigliaco, autore di Game of Kings. Oggi è il 19 maggio, ci troviamo a Campo Ligure e giriamo le scene degli episodi 8 e 9 e siamo appunto nel regno di Winrell, il regno che vede protagonista non solo la famiglia dei Lagostin ma anche i suoi soldati e le sue guardie reali, e qui abbiamo il nostro Garandor, che è Enrico Salerno. Io sono, come ho detto prima, Enrico Salerno, sono in persona Garandor, che è il capo delle guardie di Winrell, del regno di Winrell. Il regno di Winrell preso d'assalto, però non posso spoilerare giustamente quello che accadrà. Diciamo che siamo qua nel nostro regno, nella nostra casa, nel nostro castello, a difendere il nostro regno, il nostro onore, con tutto ciò che concerne, diciamo, tutte le vicende che girano intorno al re, al principe, alla regina, e quindi poi chi vedrà capirà veramente cosa sta succedendo in questo regno. Il regno che sicuramente, a confronto di tutti gli altri regni, è il regno più spettacolare, un po' più regale, diciamo. Che poi questo regno non è altro che questo borgo, questo castello Spinola, che è il castello di Campo Ligure, questo paese meraviglioso che ci ospita da qualche giornata di set, e noi ringraziamo tantissimo per l'ospitalità e ogni volta un'accoglienza degna di nota. Insomma, questa è una cornice davvero unica e noi siamo molto contenti di poter girare le scene di Game of Kings nel regno di Winrell al castello lo Spinola di Campo Ligure. Tra l'altro molto bello anche come, non solo come interni, che è molto, ed anche da visitare perché è molto bello, anche come esterni, il verde che c'è in questa località è veramente, veramente bello, entusiasmante. Azione! Cari, guardate che buona questa! Eh sì, cappe d'oro! Ehi soldato! Ehi soldato! Sei calmo quando guardo le ragazze. Sei no? Dimmi cosa vuoi. La porti nell'ultima cella. E perché dovrei farlo, Gigi D'Alessio con le unghie sporche? La vuoi mangiare tu? No. Allora forse mai te la mangi tu. E neanche io me la mangio. Portala a me. Un cambio io. È chiaro. Ok. Possiamo parlare. Bravo. Vedi che sei un ragazzo sveglio? Vai. Dio, la spada, mi sono dimenticato.